Ciao ragazze, allora, cosa facciamo oggi? Un bellissimo cuoricino, quindi vi serviranno 2 pezzi di tessuto colorato, 10 inci e mezzo per 5 e mezzo, poi tessuto bianco, 2 quadrati da 5 e mezzo per 5 e mezzo e 4 quadratini sempre bianchi da 2 inci e mezzo per 2 inci e mezzo, ok? Allora, sul quadrato bianco vado a tracciare le diagonali, quindi sia per il piccolo che per il grande dobbiamo prendere un pennarello, consiglio l'evanescente, così vado a tracciare tutte le diagonali. Dopodiché prendiamo il pezzo colorato e iniziamo a impostare così. Dritto contro dritto, posiziono in questa maniera tutti i quadratini. Rifissiamo con gli spilli e andiamo a cucire sopra a quello che abbiamo disegnato. Quindi io adesso ho fatto mezza parte, bisognerà fare la stessa cosa anche per l'altro pezzo, quindi dobbiamo esaurire tutti i pezzi tagliati. Macchina, in questo caso qua, ago al centro perché dobbiamo andare a cucire quello che si è disegnato. Quindi cucitura normale. Avete visto com'è veloce? Squadra e vado a tagliare un margine di 1/4 di inch. A questo punto apriamo il lavoro, cercate magari di stirarlo così. Prendiamo l'altra parte e non faremo altro che fare dritto contro dritto cerchiamo di far coincidere bene tutte le cuciture. Così. Mettiamo gli occhiali, Sara. Così. Vado a cucire il lato in verticale. Quindi questo qua. In questo caso uso il margine di 1/4 di inch. E voilà, eccoci realizzato il nostro bellissimo cuore. Volendo, si può tranquillamente rifinire con un profilino oppure non farete altro che unire tante piastrelle e utilizzarle nel modo che voi ritenete più giusto. Ciao a tutte!